L'aspetto che offre il quadro più ricco, da un punto di vista monumentale, è senza dubbio quello funerario, in cui si inserisce il fenomeno delle grotticelle artificiali. Dalle forme più antiche del Neolitico medio, con pozzo verticale di accesso e cella a forno, si arriva al tipo di tomba che, scavata nel Neolitico recente e nell'età del rame, venne utilizzata sino al Medioevo. La cosiddetta Domus Deianas, casa di fate o di streghe, secondo le credenze popolari. Si tratta di ipogei, cioè ambienti sotterranei scavati artificialmente, destinati ad accogliere numerose sepolture. Dai tipi più semplici, monocellulari, si arriva a monumenti complessi con anticella, vano centrale e vani secondari. Una delle zone più importanti in Sardegna nel campo dell'arte prenuragica è la necropoli di Sos Furrighesos ad Anela. Lo studio delle manifestazioni artistiche della necropoli ha permesso di individuare varie fasi a partire dal Neolitico recente sino all'età storica. Ad Anela sono stati individuati, oltre alle protomi taurine scolpite, interessanti motivi incisi. Sono rappresentati figure umane, animali, utensili, motivi geometrici,